Ma che cavolo è successo su Instagram e Facebook con la musica? E questo brano non è disponibile, sostituisci, e questo è muto, e questo è sparito da Facebook? Ma che è? C'è una spiegazione, è come sempre questione di soldi. Gol, il presidente onorario della SIAE, ha detto che non ha trovato un accordo con Meta, la società che gestisce Facebook e anche Instagram, per l'utilizzo dei brani musicali coperti da diritti d'autore gestiti da SIAE in Italia. In pratica la SIAE voleva farsi pagare per utilizzare questi brani, giustamente per dare i diritti d'autore agli autori, e Meta non era molto d'accordo. Insomma, questi brani sono spariti, quindi ci sono due opzioni. I reel vecchi che avevano già un audio coperto da diritti d'autore SIAE possono diventare muti oppure l'autore può decidere di sostituire la musica. Su Facebook invece i video che contengono musica coperta da diritti d'autore SIAE verranno semplicemente eliminati. Entrambe le parti dicono che hanno lasciato aperto il tavolo per trovare un accordo, ma al momento, that's it.